2000 parigini liberi. Chi ci riuscì fuggì. Per gli altri arrivò il plotone d'esecuzione o la deportazione. Nel 1871 il governo Thiers stese su Parigi un immenso lenzuolo rosso di sangue. L'ultimo colpo di cannone tuonò più forte e più pesante. Sentimmo che era la fine. 2 mesi. 2 mesi durò il sogno della Comune di Parigi, che nonostante la fine vide affermare molti dei decreti che erano stati stabiliti dal popolo. Non tutto fu perso. In quanto a me, arrestarono mia madre per farmi uscire allo scoperto, ed io non potevo e non dovevo sottrarmi al mio destino. Per questo sono qui, davanti questa sedicente giustizia che mi accusa di elevarmi ad un uomo come se non fossimo uguali, a questa autorità che invece di consegnarmi alla morte mi condanna alla deportazione a vita. Io dico, io Louise Michel, maestra e comunarda, non voglio difendermi e non voglio essere difesa. Voi mi accusate di aver preso parte all'esecuzione dei generali. Ebbene sì, vi ho preso parte, perché essi hanno ordinato di colpire il popolo inerme ed io mai avrei esitato a tirare su coloro che davano simili ordini. In quanto all'incendio di Parigi, sì, vi ho preso parte, perché volevo porre una barriera di fuoco agli invasori di Versailles. Mi definite complice della Comune. Ebbene io lo sono, perché la Comune voleva prima di tutto la rivoluzione sociale. Ed è questo quello che voglio. Se voi mi lasciate vivere, io non cesserò di gridare vendetta.